Hai mai avuto difficoltà a salire su una collina? Oppure hai mai fatto una brutta caduta? Tutto questo è opera della gravità. La gravità è ciò che ti mantiene incollato al suolo e ti impedisce di fluttuare lontano. Cosa succederebbe se un giorno smettesse di funzionare e il mondo intero sperimentasse la gravità zero? Come reagirebbe il tuo corpo? Voleresti via dal pianeta? Cosa ne sarebbe della Terra? Questo è cosa succederebbe se la gravità scomparisse. Sebbene l'idea di rimbalzare sul soffitto può sembrare divertente, ci sarebbero molte conseguenze spiacevoli sui nostri corpi se perdessimo l'attrazione gravitazionale. La gravità è una delle quattro forze fondamentali della fisica ed è anche la più debole, ma ha l'importante compito di tenere insieme interi sistemi solari e le galassie. Anche gli atomi nel tuo corpo esercitano l'attrazione gravitazionale e sono attratti gravitazionalmente dagli atomi delle persone sedute accanto a te. E se un giorno questa forza dovesse cessare di esistere, come sottolineato da Einstein nella sua teoria della relatività, la gravità non è una forza singolare che tira cose verso la Terra, è un'attrazione che si verifica tra due oggetti qualsiasi che presentano una massa. La Terra ti sta spingendo verso il suo centro. La Luna trascina i nostri oceani avanti e indietro, e mentre tutto questo accade, il Sole mantiene in posizione la Terra ed il resto dei pianeti del nostro sistema solare. Ad ogni secondo stai inconsciamente lavorando contro gli effetti della gravità terrestre. Crescendo su questo pianeta, il tuo corpo si è adattato a spingere contro la forza di gravità, mentre questa ti tira costantemente verso il basso. Ma senza di esso, inizieresti a perdere le ossa. Esatto, lontano dalla gravità terrestre, gli astronauti perdono almeno il 14% della loro forza ossea durante un soggiorno di 6 mesi su una stazione spaziale. La stessa cosa accadrebbe ai tuoi muscoli, e se perdere i tuoi bicipiti non ti spaventa, pensa al muscolo più laborioso del tuo corpo, il tuo cuore. Ogni giorno esso pompa quasi 7200 litri di sangue. Per portare il sangue al cervello, il tuo cuore deve spingerlo verticalmente, vincendo la forza di gravità. Senza la gravità, il tuo cuore fornirebbe sangue solo al cervello e al petto, ma non alle gambe e allo stomaco. Questo almeno per un po', finché il tuo corpo non si adatti al nuovo ambiente. Perderesti anche il senso dell'equilibrio. La circolazione dei globuli rossi nel tuo corpo diminuirebbe. Ciò significa che le tue ferite impiegherebbero più tempo per guarire e il tuo sistema immunitario si indebolirebbe. Ma niente di tutto questo ti ucciderebbe. Ciò sarebbe la mancanza d'aria respirabile. Devi sapere che la gravità mantiene l'atmosfera del nostro pianeta al suo posto, senza alcuna forza per tenerla intorno alla Terra. L'atmosfera sarebbe la prima cosa a fluttuare via nello spazio, seguita da oceani, mari e fiumi. E te stesso, a meno che tu non sia abbastanza fortunato da essere all'interno di un edificio saldamente ancorato al suolo. Ti alzeresti in volo per una vacanza interstellare. Anche la Terra stessa andrebbe in pezzi e finirebbe alla deriva nello spazio. E se non ci fosse gravità da nessuna parte nell'universo, la stessa cosa accadrebbe al Sole e a tutte le stelle, pianeti e buchi neri. L'intero universo si trasformerebbe in un crogiolo fluttuante di atomi e molecole. Sarebbe la fine del mondo per come lo conosciamo.